Cari amici di Due Ciappetti con Federico, ben trovati in questa nostra nuova puntata, la tradizionale puntata del martedì sera. C'è stata la scorpacciata dei campionati europei, c'è stata la vittoria dell'Italia, abbiamo visto i festeggiamenti che hanno coinvolto anche tutto il Ponente Ligure, ma oggi noi ci occupiamo di un aspetto particolare, quello del lavoro, perché è iniziata l'estate, questo è innegabile anche per il caso, insomma ci sono delle bellissime giornate, siamo ormai nel pieno della stagione, a metà luglio, e la domanda che noi ci vogliamo porre oggi è se con l'inizio dell'estate si è iniziato anche il lavoro. Come sappiamo, il nostro livello occupazionale nel Ponente Ligure è fatto di gran parte di stagionali che proprio con la stagione estiva vedono il fiorire di molti posti del lavoro per quel che riguarda le attività commerciali, ricettive e quant'altro. Per fare un po' questa analisi in un momento che rimane ancora difficile sotto il profilo economico, siamo in collegamento con Fulvio Felegara, segretario generale della CGIL di Imperia. Ciao Fulvio e ben trovato. Ciao Federico, grazie dell'invito e buonasera a tutti. E allora, come dicevamo, ci vogliamo porre un po' questa domanda: se con l'estate sia iniziato anche il lavoro. I dati ufficiali, insomma, quelli arriveranno successivamente. Per ora possiamo, a parte le sensazioni, lavorare intanto sui dati ufficiali che riguardano la prima parte dell'anno e che riguardano proprio l'aspetto turistico, è così? Ma sì, è proprio così, nel senso che è complicato in corso d'opera e riuscire a fare ragionamenti così precisi rispetto a dati che in questo momento mancano ancora, anche per un problema logistico, che è la necessità che ha l'Istat oggi e la scelta che ha effettuato è quella di non fornire ancora i dati trimestrali sull'occupazione, cosa che ha sempre fatto tradizionalmente, che metteva anche noi in condizione di avere una fonte autorevole e costante su cui costruire poi i nostri report e i nostri ragionamenti. Il dato che possiamo prendere in esame però è un dato amministrativo che deriva da altre fonti. Ad esempio, giustamente citavi l'inizio dell'anno perché siamo in grado di fare una prima analisi sull'andamento turistico nel primo quadrimestre in Liguria e nella nostra provincia, nel nostro territorio, ad esempio per quanto riguarda gli arrivi e le presenze dei turisti. Sono sicuramente un dato molto interessante. Cosa dicono Non, questi ecco, dati? intanto spieghiamo una cosa, non sono direttamente collegati all'occupazione, perché questo è un dato che ci dice quanti turisti sono arrivati. Poi, ovviamente, numero dei turisti ha una conseguenza, se non immediata, comunque direttamente collegata anche all'occupazione, alle persone che lavorano per dare il servizio a questi turisti. Non è sempre così, non è sempre così immediato, perché molte volte la permanenza media del nostro territorio, che purtroppo è una delle punte dolenti, è molto bassa ed è molto stretta, e ci costringe ad avere a che fare con un turista mordi e fuggi, un turista che viene nel weekend, soprattutto nei mesi più difficili, nei mesi più meno turistici, e questo comporta uno scarso collegamento diretto con le assunzioni immediate, perché ovviamente ciò che porta poi assunzioni sono le permanenze strutturate, quelle con una durata media più ampia. Però andiamo a vedere i dati. La Liguria nel primo quadrimestre ha un meno 41% di arrivi e un meno 40% di presenze. Che differenza c'è? Gli arrivi sono il numero di persone che sono arrivate, che sono venute. Le presenze sono il numero di giornate che si sono fermate. Quindi più lo stesso numero di arrivi con maggiori presenze significherebbe aver aumentato proprio la permanenza media, che è l'elemento su cui sarebbe meraviglioso riuscire ad incidere. Chiaramente il dato è fortemente negativo ed era affrontato con un 2020 che vedeva ancora i primi 2 mesi positivi, perché la pandemia è iniziata e il lockdown è partito da marzo, per cui gennaio e febbraio non solo erano positivi per la provincia di Imperia, vista anche la collocazione, la grande riuscita che aveva avuto il Festival di Sanremo a febbraio 2020, erano addirittura molto positivi. Quindi il paragone non è a parità di condizioni. Ecco, noi inizieremo ad avere un paragone a parità di condizioni con il secondo quadrimestre, quando affronteremo l'estate sull'estate 2000 dell'anno precedente, insomma. Quindi oggi stiamo facendo un'analisi che deve tener conto del fatto che non è un paragone omogeneo, perché quest'anno, Certo.
tutti i primi 4 mesi del 2021 purtroppo sono stati segnati dalla seconda e terza ondata, dalle zone rosse e arancioni e da tutte le difficoltà di spostamento. Quindi partiamo da lì per spiegare che è un ragionamento che stiamo provando a fare per capire come sono andate le cose e cosa ci possiamo aspettare. In provincia di Imperia, e lì abbiamo gli strumenti per fare un paio di analisi interessanti, intanto la media è un meno 51,2 e meno 56,6, quindi andiamo peggio della media regionale, come spesso succede purtroppo, come ci ha abituato il nostro territorio, molto spesso fanalino di coda in una regione che ha le sue difficoltà. Imperia non brilla quasi mai da questo punto di vista. Andiamo peggio, ma ripeto, per i motivi che spiegavo prima. Ma se guardiamo al nostro meno 51% di arrivi, il primo dato di tendenza che possiamo prendere e tenere in esame è proprio questo, un forte ritardo del turista straniero. L'elemento di per sé ha un aspetto positivo, che ci dimostra che il turista di vicinato, il turista italiano, comunque viene in Riviera. Comunque abbiamo un bacino d'utenza che per l'estate fa ben sperare. Restiamo il mare di famiglia del nord-ovest, che è uno dei bacini d'utenza più importanti d'Italia. Restiamo un punto d'approdo per tante regioni italiane e di conseguenza abbiamo questo elemento di partenza che fa ben sperare. Insomma, il turista, il movimento che abbiamo avuto in provincia in questi giorni, nella prima parte di giugno, lascia ben sperare, perché sicuramente c'è stato un primo ritorno sicuramente del turista italiano. Mancano però gli stranieri, il turista straniero, che è quello che però ha la capacità di spesa più grossa e come ben sai il turista di vicinato è quello che ha una capacità di spesa minore, quindi c'è un turista più numeroso, un turismo di massa che può portare lavoro, quindi dal nostro punto di vista ha comunque degli elementi virtuosi. Ci aspettiamo un'estate positiva con tanto lavoro, perché questo pare che dalle premesse che emergono da questi primi dati possa trovare delle conferme. Il turista straniero, che è quello più facoltoso, con maggior capacità di spesa, manca ancora e non sappiamo, personalmente non sono in grado di prevedere, lo spero con tutto il cuore, qualche arrivo c'è stato il ritorno dei francesi, che però sono un simil turista di vicinato che arriva dall'altra frontiera, e quindi non abbiamo ancora la presenza forte del turista americano, del turista russo, di tutto quello che rappresenta per questo territorio un bacino significativo, e in termini di presenze e in termini di capacità di spesa sul territorio. Bisogna vedere se oggi, con la nuova situazione europea, con la variante che incombe, ma per il momento non sta incidendo fortissimo in Italia come ad esempio in Spagna o in Inghilterra, con la campagna di vaccinazione che si è portata oggettivamente avanti e che qualche segnale di ottimismo ce lo può far pensare, abbiamo la speranza, insomma, che ci sia anche questo recupero, che sarebbe importantissimo per il territorio tutto. Senti, abbiamo detto capacità di spesa del turista straniero, ma si può fare, seppur a spanne, un bilanciamento tra la capacità di spesa italiana e quella straniera, insomma un paragone? Ma allora, intanto il turista italiano è variegato, perché un conto è il turista di vicinato, quello che ha la casa, ha la doppia casa e che viene quindi portandosi la spesa da casa, e un conto è il turista italiano che pur viene magari da zone più lontane, dal nord-est o dal sud, che è un turista non di vicinato, non è neanche un turista che viene da lontanissimo, è una via di mezzo, quindi è complicato fare una classifica. Un mio collega che si occupa di statistiche, che è Marco De Silva, che conosci bene, che il territorio ha imparato a conoscere perché ogni anno ci aiuta a produrre i dati, era solito ripetere che tra un turista svizzero e un italiano di vicinato c'è un rapporto di 1-4, insomma, che ci vogliono 4 italiani per fare uno svizzero. Lo dico con una battuta, non per fare delle classifiche per importanza, perché poi 4 italiani portano lavoro, perché anche se spendono meno, però per servire 4 caffè ci va lo stesso il cameriere e il barista, certo, piuttosto che la persona che fa le pulizie, anche se magari il turista straniero ha preso un cocktail più elaborato, ha speso di più, ma la
quantità di lavoro poi necessaria che si deve produrre non cambia di molto. Quindi i parametri sono questi, ma sono spannometrici e sono quasi a mo' di battuta che non troppo realistici. Sicuramente la presenza degli italiani mi permette di aprire un altro ragionamento che io credo sia importante, Federico, e che non perdo occasione di tirar fuori e di portare all'attenzione, perché se abbiamo la grossa fortuna oggi di poter usufruire ancora di questo bacino e se abbiamo per fortuna una collocazione territoriale che, pur essendo lontani da tutti, sacrificati nell'estremo ponente con le distanze enormi che conosciamo bene, ci permettono ancora di avere un bacino di utenza italiano, siamo costretti intanto a fare una osservazione. Chi ancora decide di venire sul nostro territorio ogni weekend non è solo un turista di vicinato, è un turista eroico, perché si sottopone a un viaggio della speranza e si butta su un'autostrada che sai come quando entri e non sai come quando esci. E il raddoppio ferroviario, pur inserito nel PNRR, pur essendo una delle opere strategiche individuate dal Ministero delle Infrastrutture, è ancora tutto da programmare, da costruire. E i tempi di percorrenza sono quelli degli anni 60. È un treno che parte da Milano e arriva a Bordighera, abbiamo guadagnato tre quarti d'ora in 60 anni. Questo è l'elemento problematico del nostro territorio. Avere un turista che arriva dal nord-ovest, che arriva dal basso Piemonte, che arriva dall'area di Torino, che arriva dall'area di Milano e che arriva e che viene e che sceglie ancora il ponente, significa che questo nucleo di possibili turisti, possibili clienti, possibili portatori di lavoro, e sono condizionati da quello che succede, perché qualunque incidente, qualunque ritardo, qualunque problema, dall'acquazzone al nubifragio, all'interruzione per lavori, possa riversarsi sulle nostre autostrade, può annullare un weekend, può far diminuire il lavoro per quel weekend, può creare dei grossi problemi anche a chi di turismo qui lavora, di turismo e commercio qui lavora. Quindi tutto quello che stavamo analizzando non è garantito, perché turista di vicinato prenota all'ultimo momento, guarda le previsioni del tempo, guarda cosa sta succedendo e decide all'ultimo secondo se partire o meno. E quando le situazioni autostradali sono insopportabili, qualcuno sicuramente rinuncia. Quindi le cose stanno tutte insieme, insomma. La speranza è che si prenda veramente in mano questa situazione, non più per questa stagione, ora stavo facendo un ragionamento più di prospettiva, ma per il futuro si trovino delle soluzioni, perché lo status quo non è eterno e continuare ad avere questa precarietà di collegamenti e queste difficoltà di tempi di trasferta non fa che indebolire la nostra capacità turistica e quindi la nostra possibilità di sopravvivenza e di offrire lavoro sul territorio. Quando si parla di soldi pubblici si parla di investimenti e direi che mai come in questo caso, in questo settore di cui abbiamo parlato, si tratti proprio di investimenti, perché ogni euro investito nell'autostrada, sui treni, insomma per la raggiungibilità del territorio, e poi un euro che viene moltiplicato all'ennesima potenza per quel che riguarda il territorio, quindi gli imprenditori, quindi i lavoratori, quindi tutte le famiglie. Questa è una cosa che la parte politica deve davvero fare una riflessione seria e approfondita. Senti, già che ci siamo, volevo chiederti anche com'è la situazione licenziamenti per quel che riguarda il nostro territorio, anche in base alle norme che sono attualmente in vigore. Certo, allora per quanto riguarda i licenziamenti, ecco, noi sappiamo che la normativa prevedeva la data del 30 giugno per le imprese che usufruiscono della cassa integrazione, mentre c'era la data del 31 ottobre per tutte le imprese non coperte dagli ammortizzatori sociali ordinari, quindi dalla cassa integrazione ordinaria. La data del 31 ottobre rimane inalterata, mentre il 30 giugno ha avuto la stampella dell'accordo, dell'avviso comune, non dell'accordo, con il governo e Confindustria, che prevede l'impegno, non sempre rispettato dalle aziende aderenti a Confindustria in giro per l'Italia, sono già esistenti alcuni casi problematici, l'impegno a
usufruire della cassa integrazione prima di operare licenziamenti. A livello pratico cosa significa per noi? Poco, lo dico con la serenità del caso, perché la stragrande maggioranza delle imprese che insistono sul territorio, e poi per quanto riguarda quelle di cui stiamo discutendo in questa trasmissione, cioè le aziende commerciali e turistiche, non sono coperte dalla cassa integrazione, perché abbiamo imprese con numeri e lavoratori assolutamente al di sotto dei minimi per essere comprese in quella categoria. Quindi per quel che riguarda il territorio, la data ultima e definitiva resta il 31 di ottobre. Pertanto non abbiamo avuto la possibilità di licenziare nel settore del commercio e del turismo. Viviamo ancora una parentesi di tranquillità che forse ci sarebbe stata lo stesso, perché l'arrivo della stagione in qualche modo suggerisce che il lavoro ci sia e che non ci siano licenziamenti in questo momento. Semmai il problema sarebbe capire, ma lo capiremo dall'Istat quando avremo i dati sulle assunzioni, quanti stagionali sono stati assunti, cioè quanti lavoratori usciranno da quella famosa statistica di cui abbiamo parlato tante volte, Federico, che è quella delle mancate assunzioni che ci sono state l'anno scorso nella stagione per quanto riguarda i lavoratori stagionali. Insomma, oggi qualcuno in più ci aspettiamo che vada a lavorare, che ci sia un po' di fiducia che sentiamo esistere, che pensiamo possa esserci per questo momento. Quindi avremo probabilmente qualche stagionale in più che lavora e il blocco degli licenziamenti ancora attivi. Abbiamo un problema grosso per quanto riguarda l'autunno. Arriverà un autunno difficile che ha la concomitanza di due eventi particolarmente odiosi e problematici, che sono la fine della stagione estiva, quindi la fine di questo periodo felice nel quale insieme ci stiamo approcciando al lavoro, all'arrivo dei turisti, che con l'apertura delle scuole nel mese di settembre, poi arriverà il mese di ottobre, nel quale purtroppo avremo dei mesi di chiusura stagionale. Contemporaneamente cesserà il blocco dei licenziamenti anche per le imprese del nostro territorio. Lì dovremo fare i conti, lì dovremo capiremo tutti insieme quante imprese, quante aziende sono riuscite e riusciranno a resistere per il futuro, guardando al futuro, senza dover ridurre i costi, senza dover ridurre il personale. E è un dato di realtà con cui fare i conti, non possiamo far finta che non esista il problema per queste imprese di guardare al futuro, sapendo che fin quando il blocco c'è stato, con la cassa in deroga per Covid, in qualche modo ci siamo arrivati. Da novembre in avanti io non so se e come ci arriveremo, e soprattutto dobbiamo capire come verranno riformati gli ammortizzatori sociali, una delle cose che abbiamo chiesto al governo e su cui stiamo contrattando e lavorando. Uno dei motivi per cui ad esempio eravamo in piazza alla fine di giugno scorso unitariamente anche con CISL e UIL, ed è il motivo per cui cosa ci aspetta durante l'autunno non è dato saperlo, e il tema è che dal punto di vista normativo non sappiamo quale se e quali modifiche ci saranno agli ammortizzatori sociali. E pare scontato, pare ovvio che non ci siano ulteriori proroghe per il blocco dei licenziamenti, di conseguenza sicuramente ci troveremo ad affrontare un periodo ulteriormente difficile per il lavoro di questo territorio. È bene iniziare a ragionarci, a metterci la testa e anche un po' di cuore per trovare delle soluzioni, per provare a rilanciare il lavoro su questo territorio. Continuiamo a dirlo alle nostre controparti, alle associazioni, alle imprese e a chi fa politica, a chi si occupa di istituzioni, perché il contraccolpo sociale non mancherà. Si tratta di capire se sarà piccolo, medio o grande, o grandissimo, speriamo di no, ma sicuramente avremo a che fare con un periodo molto difficile una volta chiusa questa stagione. E sarà quindi importante farsi trovare pronti. Senti, c'è una questione che emerge ogni inizio estate e quest'anno è sembrata essere ancora più pressante, quella della mancanza di professionalità anche tra i lavoratori. Banalmente, insomma, ci sono tante imprese che dicono: io ho difficoltà a trovare persone che vengano a fare i camerieri piuttosto che i cuochi, insomma, professionalità specializzate nel turismo. È una cosa sensibile, secondo te, una cosa reale?
è uno dei temi su cui si gioca il futuro di questo territorio. E quando il 26 maggio scorso abbiamo presentato il nostro report, abbiamo insistito tantissimo e abbiamo segnalato due grossi elementi di ritardo, al di là di tutti gli altri che non ti sto a ripetere su tutti i filoni di ragionamento che abbiamo aperto. Ma un primo tema è il tema dell'abbandono scolastico che ha questo territorio. Il 22% dei ragazzi che va a scuola smette di studiare prima del diploma. È la percentuale più alta del nord-ovest, non della Liguria. La media ligure è il 10%, la media di Imperia è il 22%. È una media da sud Italia, che ci allinea alle peggiori province del sud Italia. Una scarsa scolarità ha poi degli effetti anche rispetto a una scarsa immissione dal punto di vista della capacità professionale nel mondo del lavoro futuro per questi ragazzi e la necessità poi di cercare dei lavori dequalificati o poco qualificati. La maggioranza delle assunzioni fatte negli ultimi anni e anche nel 2020 nel nostro territorio, ad esempio una percentuale che ricordo, il 12% di assunzioni erano fatte per i camerieri e il 40% delle assunzioni era fatta per persone dequalificate, per cui era sufficiente la terza media. Sono i dati peggiori della Liguria e questo poi provvede a creare un mercato del lavoro scarsamente qualificato che ci mette in grossa difficoltà sotto tanti punti di vista. Perché sono partito da qui per rispondere alla tua domanda? Perché il secondo step dopo l'istruzione è quella della formazione professionale continua, che trae le sue basi anche da una istruzione di qualità. Ora, noi abbiamo un problema anche qui, i centri per l'impiego, gli istituti di formazione professionale, bisogna creare un adeguamento anche della formazione professionale che viene fatta su questo territorio, che probabilmente non è più così efficace e non così tagliata rispetto alle esigenze del territorio stesso, non solo del territorio stesso, pensiamo anche ai frontalieri. Te ne parlo perché ha a che fare con il turismo. Negli anni 90 a Monaco, a Monte Carlo, lavoravano 10.000 italiani, 100 più 100 meno, chi dice 12.000, chi dice 10, ma prendiamo per buono la cifra Quel tonda. numero. A Monaco in quel periodo il bacino dei lavoratori era di 40.000, cioè lavoravano 40.000 persone di cui 10.000 italiani. In 30 anni Monaco è arrivato ad avere 59.000 occupati. Cioè ha aumentato del 50% i propri occupati e gli italiani nel frattempo sono scesi a 4.300, 4.500 nei momenti migliori. Cioè mentre Monaco cresciuto del 50%, ha fatto crescere del 50% lavoro, gli italiani si sono dimezzati. Hanno perso il treno, non si sono inseriti in opportunità professionali che Monaco stava offrendo. Cosa è successo? Che Monaco ha cambiato la propria offerta professionale, ha riconvertito le proprie industrie. Ha costruito e ha puntato sul turismo di elite, sul commercio di elite delle grandi firme, sui servizi immobiliari, sui servizi finanziari. Sono le quattro tipologie di assunzione più ricorrenti a Monaco oggi. Sono quattro tipologie di assunzione che richiedono una competenza linguistica d'eccellenza. Non puoi lavorare in una multinazionale commerciale o fare il barman in una struttura ricettiva di qualità o fare l'addetto in servizi finanziari o immobiliari se non hai una competenza linguistica perfetta. L'italiano che parlava il francese maccheronico e andava alla catena di montaggio non serve più. Allora, che questa provincia non abbia puntato sul bilinguismo, chi ha gestito le istituzioni, chi ha fatto politica in questa provincia, non si è accorto che quasi tutte le province di confine italiane, da quelle che confinano con la Slovenia, quelle che confinano con l'Austria, fino ad arrivare alla Svizzera e alla Francia, sono bilingue, Ventimiglia no, ha tolto delle opportunità lavorative ai nostri lavoratori. Ora, bisognerà fare formazione professionale e istruzione, cercando di farla tagliata per l'offerta del mercato del lavoro. Quindi, se oggi servono camerieri di qualità e serve un'offerta turistica di qualità, noi non possiamo continuare a sfornare macellai quando la maggioranza dei supermercati ormai il macellaio non ce l'ha neanche più perché ti fanno la, eh,
ti vendono ormai la carne confezionata. Serve che l'offerta formativa e l'istruzione siano collegate ai bisogni del mondo reale. Non sempre la politica ha gli stessi tempi del mondo reale. Le velocità sono diverse. Questa dei tempi burocratici, della lentezza della politica, è uno dei grossi problemi che ci troviamo ad affrontare. Lavorare sulla formazione professionale, creare dei lavoratori finiti e pronti per il mercato del lavoro italiano, perché è vero quello che dicevi tu, per farmi la domanda, e francese, perché si aprono delle opportunità che poi rischiamo di perdere, è assolutamente un'altra delle priorità di questo territorio. Beh, che la politica abbia una velocità molto ridotta rispetto al mondo reale lo testimoniano tante cose, anche quello che dicevamo poco prima legato alle infrastrutture. Senti, un'ultima domanda, volevo chiedere il tuo parere, perché in qualche maniera nelle sue conseguenze è legato anche all'aspetto occupazionale, sulla campagna di vaccinazione, perché anche lì ci sono tanti pro, tanti contro, tanti lavoratori che sono contrari, ci sono addirittura delle battaglie legali, soprattutto in merito all'aspetto dell'obbligatorietà, che potrebbe coinvolgere anche nei prossimi mesi altre categorie oltre a quelle attualmente che sono state indicate. Qual è la posizione ufficiale vostra? La posizione della CGIL è che la campagna di vaccinazione è una delle priorità per ritornare a poter vivere, poter lavorare, insomma, per cui non abbiamo dubbi su questo. La CGIL da subito ha preso una posizione chiara e suggerisce a tutti di vaccinarsi e chiede alle istituzioni. Noi ci siamo lamentati fortemente con questa regione, che all'inizio aveva un fortissimo ritardo sulla campagna vaccinale. Nei mesi di aprile eravamo indietro rispetto alle migliori regioni d'Italia, avevamo un delta tra i vaccini consegnati e quelli somministrati preoccupante, e oggi questo ritardo oggettivamente si è recuperato. Oggi oggettivamente la campagna vaccinale ha cambiato passo e abbiamo fatto un recupero che tranquillizza. Noi, senza ombra di dubbio, invitiamo ad andare avanti su questo passo e invitiamo le persone a vaccinarsi, e sicuramente questo è uno degli aspetti su cui passa o meno la ripresa e passa o meno la capacità di la possibilità di non trovarci a fare delle future chiusure, come abbiamo già visto, semmai nell'autunno dovessero esserci ulteriori ondate. Quindi speriamo che da questo punto di vista si continui in questa direzione e ci sia la possibilità di lavorare e non l'obbligo di fermarsi, insomma. Ce lo auguriamo tutti. Grazie a Fulvio Fellegara, segretario generale della CGIL di Imperia, per essere stato con noi, per averci offerto questa analisi di inizio estate. Ci ritroveremo sicuramente a fine estate per capire un attimo quale sia stato l'andamento poi a bilancio concluso della stagione estiva. Fulvio, allora è solo un arrivederci il nostro. Volentieri, ti ringrazio, senz'altro. E grazie al pubblico per il sempre cordiale ascolto. Appuntamento alla prossima puntata di Due Ciappetti con Federico. Arrivederci.